Cari concittadini, eccomi qui pronto per voi a parlarvi di un personaggio molto squallido. È veramente un personaggio che per me non fa neanche ridere, anzi, si facesse pagliaccio, sicuramente invece fa ridere la gente e facesse chiacchiere sicuramente. E parlo niente poco di meno di Osceme Cotrano. Ripeto, Osceme Cotrano e non Osceme Miano. Parlo di lui e che la da scopa scopottino mocio di vedete con che la faccia mocio di vedete. Parlo dell'avvocato Virginia Cerullo. Sì, avete capito bene. Parlo di Francesco Pippone, quello che dice sempre il caro Radio Forcella e fa buono con sfotto perché chi è proprio un Pippone, anzi, Francesco Carbone. Sapete che cosa ha fatto Carbone nella mia città l'altro ieri? Ebbene, Francesco Pippone, anzi scusate, Carbone, è andato al tribunale di Salerno per fare sempre le solite sceneggiate alla Mario Merola, anzi, pace all'anima sua, al grande Mario Merola. E come sempre il caro Carbone, il caro pagliaccio, dico, anzi, Osceme Cotrano, si è tutto mostrato tutta la sua performance e creando fastidi ai giudici, inventandosi cose veramente assurde. E poi ho visto sul suo profilo Facebook delle cazzate che lui ha scritto, dicendo piccolo resoconto udienza dell'11 settembre a Salerno, aggiorni live per spiegare tutto e stronzate che lui ha fatto, tutto quello che è successo. L'udienza è iniziata con la presenza in aula di più di 5 carabinieri, anzi, a te ci voleva la polizia giudiziaria per te portare in, anzi, insieme a due medici che ti portavano, che ti mettevano una bella camicia di forza e ti portavano a rindere un manicomio, perché tu là dovresti andare, caro Carbone. E scrivendo sul suo profilo Facebook, ha scritto chiaramente udienza iniziata con la presenza in aula di 5 carabinieri, fra cui 5 carabinieri denunciati, sì, denunciati, ma che ha da denunciare sto pagliaccio? È sotto indagine alla Procura di Roma per avermi aggredito tentando di uccidermi. Ha esagerato. Ha nel minacci, ha fatto proprio una specie di tragicommedia proprio all'italiana proprio. E manco se fosse il presidente del Consiglio sto Carbone, perciò ci abbiamo già la Meloni che fa delle belle figure dalla mattina alle sera, ci si mette pure Carbone e abbiamo apparata aiunnato. Che poi diceva che 5 carabinieri che lui ha denunciato sotto indagine alla Procura di Roma per averlo tentato di aggredirlo, tentato di ucciderlo, calunniato, sequestrato e portato in carcere il 23 febbraio 2021, senza verbale di arresto, senza essere iscritto nel registro dei reati, ma solo su ordine verbale da parte del PM Roberto Penna, attualmente nell'ultimo sottoprocesso, che poi naturalmente io, il grande Vincenzo De Luca, l'ho scagionato subito a caro Roberto Penna. Che poi attualmente quest'ultimo sotto processo a Napoli dopo essere stato arrestato dai ROS e io naturalmente l'ho fatto scarcerare perché io sono sempre il grande Vincenzo De Luca su ordine della DDA di Napoli e gli agenti della Digos in Borghese senza che vi fosse alcun ordine di sicurezza. Ma quale sicurezza, che c'era tanta di quella sicurezza, caro Carbone. E da parte dei procuratori generali giudice Rossini, come ha fatto la D'Antuono e GIP di Filippo in presenza, creava un ordine farsa per non annullare il processo e rimandare atti PM, essendo stato impedito l'interrogatorio formale
per non farci dimostrare, anzi non farsi dimostrare la calunniosità delle accuse, per essere gravi, palesi ed evidenti le false testimonianze e le calunniose accuse nei suoi confronti e nei confronti dell'avvocato Mocio Vineta Virginia Cerullo. Il PM e il giudice hanno cercato imperterriti di zittirli e facevano buono. Chi c'erano a mettere la FF22 MOC e per un effavarlaccio e per non fargli dimostrare la falsità delle dichiarazioni che non venivano perseguite dai PM. In poche parole, sto pagliaccio di Grodano, di Cotrano, scusate, ha passato 5 ore di soprusi. Lui sostiene di aver subito 5 ore di soprusi, ma non è assolutamente vero. Ove a fine udienza i carabinieri gettavano fuori dall'auto le due persone che accompagnavano l'avvocato difensore del Pippone, come dice Radio Forcella, e del Mocio Vileta Cerullo, per chiudere la porta e trattenere dentro Laura, l'avvocato con più di 5 carabinieri, 2 agenti della Digos e PM. Informato nell'immediato, abbiamo dovuto fare irruzione. E che fatto? I chips che va a fare l'irruzione? Non ho capito. In aula per permettere all'avvocato di uscire nella stanza nell'immediato. Così ha scritto Francesco Pippone nel suo profilo Facebook. Ma io devo dire una cosa, cari concittadini, che questo qui proprio è. Si crede di stare un telefilm poliziesco dove lui vuole fare la parte della vittima, mentre invece va solamente a fare il cacacacchio davanti ai tribunali di tutta Italia, compreso anche la mia città di Salerno. E io avrei pensato una cosa, che a questo gli metterei proprio una bella camicia di forza a lui e a quella scopettina da polvere della Cerullo, perché non si può proprio guardare la faccia della Cerullo, mi sembra proprio la faccia da Mocio Vireda, da scopa proprio. Ma chissà, sa, un è che sì, io non lo so, solo un cecato so può alzare una come quella Mocio Vireda della Cerullo. E quindi sono dovuto per forza intervenire io per cercare di zittire questo pagliaccio, poiché che sta rompendo le scatole al povero Gerardo Caponegro, che ogni giorno mi chiama piangendo, dice: Vincenzo, ogni giorno Carbone mi chiama pedofilo, mi chiama orco, mi chiama maiale pure. E ho detto al caro Gerardo Caponegro: Gerardo, finché ci sarò io a comandare la campagna, a te non ti succederà nulla. Se questo ti fa qualcosa, vieni a chiamare me. E io a carbone lo sistemo per bene, anzi a carbone faccio sale e olio con un bel piatto di insalata mista con un poco di aceto di mele e una bella spruzzata di limone, e a carbone me lo magna in pochi secondi. A lui e all'avvocato Mocio Vineta, no, l'avvocato Mocio Vineta è talmente secco che mi fa avuta solo stomaco. E quindi mi dispiace che voi dovete subire questo personaggio dei cartoni animali come Carbone, che va in giro a fare pagliacciate cercando di voler abbattere questo golpe politico giudiziario, e soprattutto vuole convincere il popolo a seguire lui a pretendere l'applicazione della legge, della Costituzione e la punizione del re. Caro Carbone, tu non hai capito ancora che il popolo non ti ubbidirà mai a te, bensì a me, se io ordino al popolo di andare a manifestare contro la Meloni perché gli hanno tolto il reddito di cittadinanza, il popolo scendono subito a manifestare. Se io gli dico di mettersi l'FFP2, loro si mettono la FFP2 e si stanno zitti e non fiatano. Se io gli dico di farsi fare il tampone,
Loro si fanno fare il tampone senza avere nessuna obiezione. E tu, caro Carbone, ti credi di essere il capo dei capi, mentre invece non hai capito che il vero capo sono io, l'invincibile, l'inafferrabile camorrista Vincenzo De Luca, soprannominato il Mamma Santissima. E prima di chiudere questo video, vi voglio informare che a questo Carbone e quell'altra mocio vileda prenderò provvedimenti seri affinché i giudici possano mandare questo clown da circo di Godrano presto presto in galera, lui e quell'altra mocio vileda. Anzi, la mocio vileda la mando a espurgere le fognature in tutta la città di Salerno e soprattutto ai carbonari gli faccio fare un bel spaghetto alla carbonara. Se io li becco qualche carbonaro che vanno alle manifestazioni e che si mettono contro la mafia di Stato, io ai carbonari li prendo a battipanni. No, come battipaglia, ma proprio a battipanni nei loro sedili marci. E soprattutto li faccio diventare rossi come il peperone piccante della Calabria. Perciò, cari concittadini, ben presto Francesco Pippone, scusate, Francesco Carbone, rimarrà solo un triste ricordo. Perché una volta che avrò mandato questo pagliaccio di Godrano in galera, allora noi possiamo fare sogni tranquilli. E mi raccomando, ricordatevi sempre che io sono De Luca, il camorrista, e qui in Campania comando io. Ah no, scusatemi, ho sbagliato. Comanda Non ci posso fare un quella pernacchiona della Piridix.